uomini e donne, c'entra Lorenzo Riccardi con la fine della storia tra Sara Affifella e Luigi Mastroianni. L'ultima dichiarazione dell'ex tronista. Lorenzo Riccardi continua ad essere una presenza ingombrante quando si parla di Sara Affifella e Luigi Mastroianni. Da quando i due ex protagonisti di Uomini e Donne si sono lasciati, ma in verità anche prima, in molti infatti si sono chiesti quanto Riccardi potesse aver influito sulla loro crisi. Le continue frecciatine sui social di quest'ultimo, e il suo tentativo di mettersi in contatto con l'ex tronista ha forse infastidito troppo Luigi Mastroianni. A questa domanda oggi ha risposto proprio Sara Affifella in persona, la quale, per la prima volta, non ha escluso quest'ipotesi, anzi, in un certo senso l'ha avallata. In merito alla fine della sua storia con Luigi Mastroianni, Sara Affifella ha dichiarato: "Il problema è sempre stato la sua insicurezza. Vede tutto nero. Io volevo credere nel nostro rapporto anche se, è vero, litigavamo spesso", ha poi aggiunto l'ex tronista. "Non credo che una storia si possa costruire velocemente. Ci vuole del tempo. Sono i fuochi di paglia che durano P.O.C.O. ad attirare particolarmente l'attenzione, però, è una affermazione di Sara che, nel parlare della sua relazione col siciliano, ha tirato in ballo proprio Lorenzo Riccardi. Luigi è stato troppo insicuro, ma anche molto furbo", ha infatti ribadito la Affifella. Probabilmente sul finale ha aggravato il fatto che Lorenzo Riccardi mi abbia mandato un messaggio, anche se non mi ha scritto nulla di particolare. Uomini e Donne, Sara Affifella e Lorenzo Riccardi si sono sentiti dopo la scelta. La ricostruzione. Che Sara Affifella e Lorenzo Riccardi si fossero sentiti dopo Uomini e Donne lo sapevamo già. A dichiararlo, infatti, era stato lo stesso Luigi Mastroianni nell'intervista a Uomini e Donne Magazine rilasciata la scorsa settimana. Quello che non sapevamo, però, è quanto questo avesse influito ad aggravare la crisi con Sara.